Ai microfoni di Nero Verde Channel con mister Achille Mazzoleni dopo il pareggio in casa del Ponte San Pietro, un 2-2 che lascia qualche rammarico in casa Nero Verde, soprattutto per come si era messa la partita nel primo tempo. Quindi le chiedo cosa si porta a casa la Castellanzese dopo questa trasferta oltre al punto con il Ponte San Pietro. Beh, credo che la cosa principale è quella che abbiamo continuato la nostra striscia positiva, e sicuramente a farne tre era un altro passo ulteriore avanti, ma credo che alla fine il campo ha detto che il risultato finale è di 2-2, quindi ci prendiamo il punto e credo per meriti nostri, ma lo stesso per merito del Ponte San Pietro, che non ha mollato fino alla fine e credo che abbia giustamente anche meritato il pareggio. E rimane un po' di rammarico per due leggerezze che si potevano evitare. Rimane perché credo che su 2-1 abbiamo avuto l'occasione per fare il 3-1 con Marchio senza tirare la croce addosso a Marchio, ma era un'occasione in quel momento che se con il 6 poi nel calcio non si fa nulla, ma se facciamo l'1-3 credo che diventava molto difficile anche per loro poi riuscire a ripareggiare sotto di due gol. E l'altra cosa, forse proprio sul gol preso c'è stata un po' di incomprensione tra due giocatori nostri e l'attaccante loro ne ha approfittato, quindi credo che non è stata una bellissima partita, è stata una bella battaglia e alla fine il campo ha detto 2-2, quindi credo che eravamo contenti prima della partita di portare a casa ancora dei punti qua a Ponte e lo siamo anche dopo. Via, proseguiamo sulla striscia positiva e prepariamoci per un'altra battaglia che sarà quella di domenica col Seregno. Esatto, è stato sempre il suo diktat di fare sempre comunque punti anche in situazioni complicate come questa. Oggi abbiamo visto una Castellanzese che sulle palle inattive è stata molto efficace, due gol sono arrivati da due palle inattive. È un tema da portare avanti verso la fine del campionato? Sì, perché abbiamo credo dei giocatori, anche se non sono, vabbè, con Marcone abbiamo aggiunto altri centimetri, se penso che Marcone, Alushai e Mazzola, i nostri tre centrali, credo che comunque sono tre giocatori di statura e di cattiveria nell'andare a staccare. Esposito è un altro giocatore del genere, Gibellini, Colombo, Corti per centimetri e per cattiveria nell'area di rigore hanno anche loro questa forza nel gioco aereo. Credo che è un'arma in più e dobbiamo sfruttare. Noi abbiamo cercato di fare alcune cose, su cui una proprio sul gol di Esposito, ed è venuta, però è un modo anche questo per sbloccare le partite, per fare punti e a volte anche per vincere con una palla inattiva, quindi visto che abbiamo queste armi dobbiamo cercare di sfruttarle. Magari anche nella prossima partita con il Seregno sarà un incrocio delicato, come ci arriva la Castellanzese? In salute, perché comunque veniamo da tre vittorie e un pareggio, veniamo da l'ultima sconfitta, quella con la Caratese, quindi proseguiamo questa striscia positiva, siamo a 35, non dobbiamo mollare, abbiamo ancora 11 partite da giocare, credo che la strada è questa e siamo sulla strada giusta, lo ripeto, però finché non si arriva all'obiettivo non dobbiamo mollare di un centimetro. Grazie mister, in bocca al lupo.